Ma bella a tutti e ben ritrovati qua sul canale, perché signori, qua diamo, diciamo, è un po' ora prendo tutti questi acquisti che ho fatto e li faccio vedere tutti qua, perché sono pizzichi bocconi di vari chicche, che comunque dei personaggi un po' di serie eccetera eccetera, per chi mi segue dal primo episodio lo sa che così alcuni continuo a mettere i tassellini di quelli che mi piacciono, e secondo me sono chicche veramente importanti, ma non ci incischiamo, partiamo. Non poteva mancare la mia collezione il lucertolone Charizard dei Pokémon. Ok, partiamo subito, guardate qua, ok, sopra e sotto il top, ma il dietro è spettacolare, come, cioè, mi mancava. Adesso andiamo a farvelo vedere un po' dal vicino. Mamma mia, sono emozionato. Già. Qua è trasparente, cioè è plastica, sì, è trasparente, cioè è veramente figo, signori. Oh, mamma mia. È il mio bimbo. È il mio bimbo. Mamma mia, quanto è bello. Quanto si ballo Charizard mio. Cioè, non poteva non mancare. Poi non poteva non mancare questa coppia, Growlithe e Arcanine. Ok, comunque tutti gli altri bordi comunque, cioè, sono praticamente uguali, no? Vedete, cambia solo la scritta del personaggio. E in retro questi due sono spettacolari, anche questi, cioè. Ok, non puoi non dir di no a questo. Poi, signori, si è rotto. Allora, signori, cioè, devo essere delicato. Ok, questo si muove la testa. Si muove e poi seduto. Quindi lo devo rimettere immediatamente dentro alla scatola. Non so se è così di fabbrica. Allora, qua c'è Growlithe Caninos Fucano. È il secondo che becco che mi fa questi scherzi. Vi ricordate chi segue proprio dall'inizio Snake, che sentivo del rumore dentro? Se anche così anche Arcanine. No, eh? Ah. Però è tanta roba anche Arcanine. Cioè, è tanta roba. Tanta roba. Anch'esso. Però adesso non so più. No. Yes. Cioè, però con tutti quelli che comunque ho acquistato, dai, quindi va bene. Poi
Partiamo con, sì, vi ho fatto un po' spoilerare, Star Wars, Darth Vader, ok? E lo Stormtrooper, ok? Andiamo con Darth Vader, la morte nera, che inizia che questo è delicato. C'ha la molla nella testa con la base comunque sua con Star Wars, tanta roba. Comunque il retro qua di Darth Vader, comunque è il mantello, si vede il casco, quindi non ha tutti questi dettagli. Enormi, ok. Allora, che vi fai fare brutte figure? Oh, cioè, mica davvero davvero, mica stiamo scherzando scherzando. Io voglio fare, rendervi partecipi anche quando li metto via. Poi vediamo Stormtrooper. Ah, e poi se non mi seguite su Instagram, perché molte volte io le registro questi video, ok? Solito ok, molleggiato, li preregistro, ok? E su Instagram, ok, gli escono le foto degli acquisti che faccio, ok? Quindi e qua è bello anche di, vedete tutte le astronavi qua di Darth Vader, il lato è così, ok? Quindi bello anche il cartonato dietro, vedete? Quindi se volete vedere delle cose in anteprima, venite su Instagram. Poi per chi vuole ho anche un server Discord, per chi vuole venire a fare due chiacchiere, giocare, molte volte mi trovate anche lì, quindi perché no. Poi se volete tutto il link in descrizione. Passiamo a Hermione Granger di Harry Potter e andiamo avanti anche con comunque i personaggi di Harry Potter. Poi molte volte pubblico tipo delle, tipo compro qualcosina ma non ci ho fatto il video, esce la foto lì. Hermione Granger, con i regalini in mano, in sciarpina, ok? Dietro, semplicissimo. Quindi, se volete, ci trovate lì. Poi passiamo al, diciamo, a due chicche che è un personaggio che mi sta nel mio corazon, che starà sempre nel mio corazon. Goku Ultra Instinct Flying Nimbus, ok? E Goku Ultra Instinct. Passiamo Ultra Istinto. Goku Ultra Istinto. Madre.
Boom! Semplice, semplice, proprio. C'è anche lo spazio, il spacco qua. Proprio. My amor, my amor. Quindi così qua. Poi quando ho visto questo ho detto oh no, no, devo portarmelo a casa. Goku e la Nimbus. L'altro ve l'ho già fatto vedere. Proprio con il logo proprio Dragon Ball della primissima Madò. C'è questo, guarda, ecco l'animale, bimbo felice. Un bimbo felice. Mamma mia. Cioè, io posso, in questa collezione qua, boh, cioè, dopo aver preso anche questo Goku qua, ho detto basta, va bene così, no? Da collezionista, cioè, no? E niente, signori, per questa, diciamo, ultima tornata di Funko Pop è tutto, e niente, ci vediamo poi a un prossimo appuntamento. Bella.